Iniziamo? Va bene. Allora, proseguiamo con l'appello, se ci cortesemente ci sediamo. Posso, Presidente? Grazie. Prego. Grazie. Prego, Sra. Ottavio De Martino. Per favore, per favore. Ernesto De Vincentis. Presente. Amicone Alice. Ballarini Paola. Bucci Giovanni. Cozzi Walter. Presente. Da Ventura Claudio. Presente. Di Battista Corrado. Di Costanzo Romina. Di Felice Valentina. Di Ignazio Feliciano. Di Pasquale Francesco. Di Pasquale c'era. È presente. Fidanza Vincenzo. Forconi Marco. Presente. Sì, sì. Girosante Stefano. Assente. Manganiello Giuseppe. Assente. Maragno Francesco. Assente. Menè Giuseppe. Palumbo Danilo. Panichella Raffaele. Ruggero Lino. Saccone Antonio. Silli Lorenzo. Straccini Gabriele. Tocco Adriano. Presenti 18 Presidente. Va bene, hanno giustificato la propria assenza. Beh, al di là del sindaco, che sapete che per i noti motivi è a casa, mi hanno giustificato la propria assenza il consigliere D'Ignazio per motivi di salute, ma risolti e risolvibilissimi, Maragno e Manganiello per motivi di lavoro. Sono presenti il vice sindaco Cilli e l'assessore Agliano. Nominiamo gli scrutatori ormai stabili nelle figure di Amicone Alice, di Costanzo Romina e Tocco Adriano, che è di dovere in questi casi. Io mi diceva Fidanza che voleva. Prego, consigliere. Devi premere, Enzo. Sì, sì. Ah, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Allora, io, se non ci sono ragioni politiche che lo impediscono, chiederei se fosse possibile un'inversione dell'ordine del giorno e anticiperei, prima di tutte le ratifiche tecniche, il punto 6, approvazione progetto definitivo per la piazza di Villa Carmine, se fosse possibile. O quantomeno, noi lo chiediamo e siamo favorevoli a che, se non ci sono ragioni che impediscono questa anticipazione, proponiamo questa inversione dell'ordine del giorno. Avete, prima di mettere a votazione, perché mi sembra ci sono delle difficoltà che... Ah, ecco, prego. Chi vuole, quindi metto a votazione. Ah, prego. Deve chiudere, vai. Apposta. Sì, Presidente, noi in realtà volevamo chiedere anche noi un'inversione dell'ordine del giorno, quindi, come dire, pur volendo accogliere la richiesta del consigliere Fidanza, però chiediamo che il primo punto venga messo alla fine a questo punto e quindi che poi si proceda con le ratifiche. Cioè che il primo venga messa al posto cioè dopo il regolamento oppure dopo le ratifiche? Ed è debito come debito fuori bilancio? Cioè dico alla fine del ho capito, però c'è anche un altro debito prima. Sì, va dopo, però voglio dire, se noi votiamo per il riconoscimento di Giuseppe Almerindo per metterlo dove? Alla fine, cioè al nono, poi dopo l'ottavo o dopo le ratifiche, quelle di bilancio? Presidente, per essere più precisi, il punto
3, il punto 4 e il punto 5, la richiesta nostra è di farli per prima. Quindi l'1 e il 2 passa dopo il 5 o dopo l'8, quello volevo intendere. Noi chiediamo il 3, il 4 e il 5 per prima. C'è una richiesta anche da va parte. Va bene. Della... Allora, a questo punto io voto la prima proposta fatta dal capogruppo del PD. Chi è favorevole allo slittamento, a spostare quanto affermato dal consigliere Fidanza, ovvero l'approvazione del progetto definitivo al primo punto? Chi è favorevole? Solo. Chi è contrario? Gli altri, immagino. Beh, allora. Finiamo di votare prima e dopo magari a questo punto votiamo, chi vota si assume la responsabilità. Chi è contrario? Ok. Chi si astiene? Signore, se ascoltate, stiamo votando, per favore. Chi si astiene? Quindi voi vi astenete, per capire. Quindi siete favorevoli? Vabbè, favorevoli. Quindi, perfetto. Va bene. Di qua di Vincenzo contrario e di qua di Battista astenuti. Va bene. Quindi discutiamo per prima, aveva detto. Beh certo, mo li votiamo come abbiamo detto e gli altri li passiamo però dopo. Quindi passa. Sì. Certo. Adesso votiamo la proposta del consigliere Cozzi. Dobbiamo votare sì. Di. Però in questa maniera il punto, questo qui va alla fine. E adesso no, lui... questo va. Vabbè, intanto mo facciamo questo. Poi no, perché Fidanza poteva anticipare il punto. Questo, e facciamo il punto 6 adesso. Come primo. Esatto. Poi a seguire la ratifica quindi. A seguire le ratifiche e dopo le ratifiche mettiamo di Giuseppe. Prima il sale e poi le ratifiche. Certo. Okay. Se lui non ha detto per primo, quindi ha detto per. La ratifica e dopo facciamo quella di... giusto? Vabbè, intanto votiamo perché tanto così poi possiamo tranquillamente un attimo... Chi è favorevole? Tutti, unanimità. Sì, al discutere... Sei come primo, poi ratifiche e a seguire tutti gli altri. Esatto. Il 6, per capirci bene, se ho capito bene, non so. Il 6 lo discutiamo come primo punto. L'uno lo mettiamo dopo le ratifiche, giusto? I debiti 1 e 2 dopo le ratifiche, giusto? Dopo lo vediamo. Quindi tutti voi contro l'icone e tocco. Codice di accesso, perfetto. Se ricordi, sacco. Ricordo però Presidente, astenuto Tocco, contraria Micone e tutti gli altri favorevoli. Sì. È giusto? Ah, non era l'unanimità prima? No, Micone contro. Vabbè, no, non ha importanza. Dai. Tutti gli altri favorevoli. Favorevoli, non è importante che siamo d'accordo sull'invertire. Allora, chi espone la delibera numero 6, cioè il numero 6, il punto numero 6. Adesso. Prego, vice sindaco. Progetto definitivo. Lei è il più alto in carica.
Buongiorno a tutti. Devo spiegare. Allora, questa è, vabbè, la delibera che è passata già in commissione per l'approvazione del progetto della piazza di Villa Carmine. L'area è quella che è situata praticamente nei pressi della chiesa. È previsto una realizzazione di un'area a parcheggio e una piccola parte a verde, diciamo adibita a verde. E questo ci consente finalmente di dare anche al quartiere di Villa Carmine un luogo di incontro, perché se noi facciamo mente locale di tutta Montesilvano, in ogni dove, in ogni quasi di fronte a ogni chiesa abbiamo uno spazio, un agorà. Invece Villa Carmine è l'unica che ne è priva, l'unico spazio a disposizione fondamentalmente è il parco Guimol. Quindi questo spazio che il comune deve acquisire può dare una vivibilità alla zona, all'area, partendo dal presupposto che Villa Carmine è uno degli insediamenti più vecchi di Montesilvano. Oggi è una delle zone più popolose, se non è la più popolosa, ma è densamente abitata, soprattutto la fascia che appunto costeggia la via Vestina. Ecco perché questo è un progetto, secondo questa amministrazione, assolutamente importante. Con questo progetto si riqualificherà anche un po' la viabilità della zona e quindi riusciremo finalmente a creare degli stalli, un'area per appunto questa gorà e un'area a verde. Il progetto lo avete già visionato sicuramente, è passato in commissione, qui ci sono anche gli elaborati grafici per chi volesse averne contezza. Fondamentalmente noi quello che dobbiamo fare oggi è appunto votare questa delibera, perché approvando questa delibera diamo la possibilità agli uffici di predisporre immediatamente gli atti degli esproprio. I soldi sono già a disposizione dell'ente, perché li abbiamo inseriti nel bilancio passato, il quadro economico è di circa 255.000 euro. Mi ridai la delibera un attimo. Allora, chi vuole, scusami, grazie. Chi vuole intervenire sull'argomento? Non ci sono. Come vuoi? Tu puoi parlare adesso? Cioè, nel senso. Prego. Beh, se non ci sono altri interventi, mi accodo alla relazione del vice sindaco, ma prima di questo vorrei dire, senza fare appunti a nessuno, però vorrei dire una cosa a mio avviso da un punto di vista politico che non c'entra col punto all'ordine del giorno, per come è stilato l'ordine del giorno di questo consiglio comunale. Alla fine, tra richieste di spostamenti, anticipazione di posticipi, l'ordine del giorno è diventato un ordine del giorno con caratterizzazione politica, cioè cominciamo da un primo punto politico che ha il suo valore, poi arriviamo a dettagli tecnici a scadenza, quindi le tre ratifiche, e quindi è necessario che il Consiglio se ne occupi, non che è necessario che voti a favore, è necessario che se ne occupi per legge, e poi arriviamo a tutto il resto che non ha le stesse valenze dei primi due argomenti di cui ho parlato. Quindi alla fine, per ragioni diverse, noi per una ragione, io personalmente per una ragione e voi per altre ragioni, alla fine l'ordine del giorno ha una sequenza che ha una logica tecnica e politica e tecnica, ma non è che voglio dare responsabilità a chi lo ha stilato in questo modo, assolutamente no, solo perché mi piace sempre riportare l'argomentazione del Consiglio Comunale ad una questione politica che è la cosa più importante, perché in Consiglio Comunale non si fanno atti amministrativi, nel senso che noi non abbiamo potere decisionale, noi non abbiamo potere esecutivo, e quindi tutto ciò che ci resta sta dentro la politica, e quindi quella la dobbiamo esercitare. Però vengo al punto all'ordine del giorno. Questa è una storia non solo di questa amministrazione, è una storia molto vecchia che appartiene a un pezzo di città molto importante. La carenza, come diceva giustamente il vice sindaco, dell'agorà in quel tratto caratteristico di Montesilvano è una carenza figlia esattamente del fatto che è uno dei pezzi più vecchi di questa città. Di qui la chiesetta piccola, la chiesetta senza spazi, la chiesetta in un luogo
angusto, diciamo così, e quindi la necessità da molti anni a questa parte di trovare una sistemazione che non sia soltanto quella religiosa, ma che sia anche quella di uno spazio all'interno del quale questo quartiere, caro a molti di noi, io direi a tutti, a molti di noi, perché molti di noi hanno avuto, diciamo così, trascorsi personali e anche di natura politica con questo quartiere. E noi per questa ragione, oltre per fatto che è un quartiere che merita questa attenzione, che finalmente arriva a compimento, per questa ragione, al di là delle posizioni politiche, ma solo esclusivamente per questa ragione, riprendiamo anche un percorso che avevamo avviato anche noi, parlo del PD, quando ha governato in questa città, che non è, ha comunque fatto atti verso questa direzione, quindi diciamo che per riconoscenza e per riconoscimento al percorso amministrativo e a questo pezzo di città, noi naturalmente votiamo assolutamente a favore di questo progetto. Grazie consigliere Finanza. A questo punto per dichiarazione di voto, visto che l'ha già fatta, qualcun altro non vuole? Prego, Di Felice. Mi tolgo la mascherina. Buongiorno a tutti. Il gruppo consigliare Fratelli d'Italia ovviamente è favorevolissimo a questa delibera, sottolineando quanto ha già esposto e condivido il collega consigliere Fidanza. Il quartiere di Villa Carmine è un quartiere popoloso, importante, caratterizzato dalla sua storia, come ricordava il collega, declinato anche dalla presenza di una chiesa che è il simbolo di questo quartiere. È importante dargli una dignità e una caratterizzazione, quindi noi siamo favorevolissimi ad avviare l'iter per una riqualificazione e una, ripeto, caratterizzazione di quel territorio. Grazie. Non c'è nessun altro intervento? Prego. Saluto a tutti. A lei. Per quanto riguarda questo intervento, ovviamente noi siamo favorevoli, ma siamo favorevoli da lungo tempo, perché noi a suo tempo abbiamo fatto in modo che non avvenisse un fatto molto grave. Quella chiesa stava perdendo di valore, cioè quella chiesa sarebbe diventata una chiesa che non sarebbe più potuta essere valorizzata, perché la curia aveva deciso di farne una nuova in una zona lì vicino, certo, però praticamente quella zona non avrebbe avuto più quel valore che oggi questa amministrazione sta con forza ridando. Noi siamo molto contenti perché questa è stata da parte nostra un impegno verso il quartiere molto grande, tant'è vero che poi il quartiere ci ha risposto veramente con molta forza. Quindi siamo contenti che questo avvenga e soprattutto che in quella zona, se mai la curia decide di fare qualcosa, c'è lo spazio anche per fare degli annessi, cioè fare un oratorio o fare altre opere, senza andare a spostare il tutto nella zona che pensava in precedenza. Grazie. Grazie consigliere Traccini. Quindi diciamo, ci siamo un po' tutti ravveduti, perché comunque questa era stata votata a maggioranza, quindi qualcuno contrario aveva pure votato in commissione. Vabbè, comunque meglio così. Allora io procederei alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie. Nessun astenuto, quindi nessun contrario. Immediata eseguibilità, stessa votazione. Quindi il primo punto, che in realtà era il sesto, è stato approvato. A questo punto passiamo al secondo punto, che in relazione alla rivoluzione
Sarebbe il terzo, correggetemi se sbaglio. Sì, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 180 del 22/9/2021. Oggetto variazione di bilancio 2021-2023. Espone la delibera la consigliera Di Felice Valentina. Prego. Prego. Allora, trattasi di una ratifica di una variazione di bilancio deliberata dalla Giunta il 22 settembre. Adesso vi enucleo tutto quello che è previsto dalla delibera. Allora, intanto è previsto un contributo alle famiglie per la partecipazione alle spese del trasporto dei disabili. Con un po' di pazienza vi dico tutto. Silenzio per favore. Prego. Si stanziano dei capitoli di spesa relativo al trasporto delle salme e al pagamento delle utenze nei locali ad uso scolastico. Inoltre si prevede di utilizzare una quota, una parte della quota vincolata per il risultato dell'amministrazione degli esercizi precedenti per il rimborso delle spese dei libri di scuola per le scuole medie relativamente all'erogazione del cosiddetto voucher Io Studio relativo all'anno scolastico 2017-2018. Inoltre si prevede di stanziare dei fondi per il progetto statale per la sicurezza urbana, questo è una richiesta che proviene dal dirigente del settore polizia locale, relativamente al progetto Scuole Sicure. Inoltre si prevede di utilizzare il fondo funzioni fondamentali, che ricordo essere un contributo del Ministero, per consentire alla Protezione Civile di svolgere l'attività per la gestione dell'emergenza Covid-19. Inoltre si prevede di istituire un capitolo specifico denominato lavori di efficientamento energetico per l'estensione della pubblica amministrazione sugli impianti sportivi. Questo capitolo avrà una risorsa di 170.000 euro ed ovviamente è relativo al contributo che riceviamo ogni anno per relativamente al cosiddetto decreto Fraccaro. Poi si specifica sempre nella delibera che le somme di cui si chiede questo utilizzo derivano dalle economie di spesa relative all'esercizio precedente. Nello specifico si dettagliano queste voci con i relativi importi, quindi il lavoro di miglioramento idraulico per via Piemonte 19.716.000, il contributo alle famiglie per il rimborso dei libri scolastici, per libri di testo per 57.000 e le prestazioni di servizio e notifica verbali per 3.900 euro. Ricordo che la delibera porta il visto tecnico e finanziario, è stato il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente e la Commissione Bilancio il 18 di novembre ha votato favorevole a maggioranza. Grazie, grazie Di Felice. Chi vuole intervenire? Nessuno. Dichiarazione di voto? Nessuno. Chi è favorevole? Unanimità. Immediata eseguibilità c'è pure. Stessa votazione. No. Vabbè, importante, sì. Va bene. Passiamo al terzo punto, che è il numero 4 dell'elenco,
ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 195 del 7/10/2021, oggetto variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175,4. Prego, Di Felice, Valentino. Di nuovo grazie Presidente. Allora, la delibera di giunta 195 che dobbiamo ratificare prevede anche qui una serie di modifiche e integrazioni. Intanto si prevede di modificare ed integrare dalle previsioni sia di entrata che di spesa i finanziamenti ricevuti a seguito del decreto cosiddetto contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per l'anno 2021 relativamente alla messa in sicurezza di edifici comunali presenti nel territorio. Quindi si prevede di modificare conseguentemente anche i lavori previsti per il programma triennale delle opere pubbliche del triennio 21-23 ovviamente. I tre finanziamenti ricevuti sono la sistemazione idrologica per la frana di via settentrionale, l'importo ricevuto è 300.000, riconosciuto, scusatemi. La sistemazione idrogeologica di via Monteverde, contributo riconosciuto 180.000 e la realizzazione del collettore di via Verrotti per 950.000 euro. Inoltre si prevede di aumentare il capitolo di spesa relativamente al noleggio per lo svolgimento di eventi, si prevede l'istituzione di un capitolo per la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia popolare per 10.000, si prevede l'aumento del capitolo di spesa manutenzione per mantenimento e rifugio dei cani randaggi 5.000 euro, si prevede di integrare il capitolo di spesa per il pagamento degli importi arretrati e non ancora liquidati relativamente ai segretari comunali per gli anni precedenti. Nello specifico si fa riferimento alla firma, alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo che è stato sottoscritto il 17 dicembre 2020 e quindi questa integrazione riguarderà il riconoscimento degli importi arretrati per il triennio 2016-2018. Guardo la segretaria per avere input se sbaglio in qualcosa. Ovviamente si utilizzerà per tutte queste cose che ho nucleato la quota vincolata del risultato di amministrazione che deriva dall'esercizio degli anni precedenti. La delibera porta sempre il visto tecnico e finanziario, il Collegio dei Revisori si è espresso in maniera favorevole e la Commissione ha votato il 18 novembre 2021 favorevole all'unanimità. Grazie. Prego, Fidanza. Sì. Io solo, perché ho bisogno di un chiarimento che probabilmente dipende da una mia distrazione. No, dipende da una mia distrazione. Ora il chiarimento è questo. I fondi di cui parliamo sono fondi che sono arrivati fuori dal bilancio comunale. Di qui mi pare di aver capito che quindi modifichiamo anche il piano pluriennale delle opere pubbliche. La domanda è questa: i fondi sono arrivati specificatamente per le opere elencate perché c'erano dei progetti, c'erano delle richieste per quelle opere, oppure sono arrivati e sono stati destinati a quelle opere piuttosto che altre? La prima? Erano specifici. Ok, il che vuol dire, approfitto per fare dichiarazione di voto, che siccome sono indirizzati e specifici il nostro voto naturalmente è favorevole. Grazie. Prego, consigliere Buccio. Ancora? Mo sì. Mi sentite? Buongiorno a tutti. Innanzitutto non posso esprimermi con un voto contrario, anzi sono assolutamente favorevole a questa delibera per quanto riguarda la sistemazione idrogeologica della città e approfitto per dire che forse su questo argomento siamo un po' in ritardo, perché anche alla luce di quanto accade su tutto il territorio nazionale, Montesilvano
per fortuna non ha ancora investito in maniera massiccia, ma voglio ricordare che il problema idrogeologico sta colpendo zone, l'ultima è una strada completamente franata incontrata a Valle Cupa, per la quale per fortuna anche noi in passato ci siamo impegnati per un impegno di spesa notevole, e speriamo che si venga a termine a breve tempo, perché lì ci sono delle rimostranze da parte della cittadinanza. E quindi il mio voto, il voto del nostro gruppo è assolutamente favorevole, e mi piacerebbe avere un impegno maggiore anche in futuro per quanto riguarda questo argomento, perché la zona di Monte Silvano, che non è soltanto la parte della marina ma la parte collinare, subisce spesso di queste di questi soffre di questi problemi, e non solo, ma anche la parte a valle, gli allagamenti. E quindi approfitto per dire che la dichiarazione di voto è assolutamente favorevole a questi interventi. Grazie. Perché fa freddo? Sarà perché è novembre. Aspetta, vedete se ci sono altri interventi, così non ci sono altri interventi. Il vice sindaco chiede chiedo la parola. Grazie di nuovo Presidente, ma non è per fare polemica, però io non amo, sapete, le speculazioni politiche, perché questa amministrazione è riuscita a intercettare, penso, diversi finanziamenti legati ai problemi idrogeologici. Abbiamo preso un finanziamento per la progettazione di un nuovo collettore lungo via Verrotti, che quindi al piede della collina dovrebbe portare via l'acqua e quindi risolvere il problema del mare. Stiamo facendo diversi interventi per risolvere il problema dell'allagamento sempre nella zona del mare, ma ancora di più abbiamo preso, e i finanziamenti che stiamo approvando sono proprio per i vincoli idrogeologici. La strada che è franata, di cui il consigliere ha parlato e che è uscita sui giornali l'altro giorno, è già stata oggetto di un progetto approvato dalla Giunta per 450.000 euro, se non erro, progetto già pronto, la gara è stata effettuata, mercoledì saranno rimesse la data ultima perché arrivino le offerte, e di conseguenza arriveremo a chiudere anche questa situazione. Ripeto, a me dispiace che si debba arrivare a, veramente io la chiamo una speculazione politica, dire che tutto questo non esiste quando sta agli atti. Non è vero che ci sono i progetti, non è vero che c'è la gara. Vabbè. Dire che l'amministrazione non potrebbe pensare di più ad aree che sono interne, che hanno dei problemi, ad esempio la strada che è franata l'altro giorno, che è già oggetto di un progetto approvato dalla Giunta e che già è oggetto di gara, mercoledì c'è la conclusione delle offerte, io ho incontrato qualche residente, li rincontrerò, mi sembra martedì o mercoledì mi hanno ridato appuntamento, hanno voluto un altro appuntamento, quindi mi sembra veramente poco corretto nei confronti dell'amministrazione. A detta degli stessi residenti, questo è un problema che si portavano dietro da circa 30 anni, e non lo dico io, me lo hanno confermato loro l'altro giorno, quindi arrivare a speculare con un'amministrazione che è arrivata a risolvergli il problema, grazie anche a chi ha operato e richiesto questi finanziamenti, veramente mi dispiaccio. E tra l'altro loro avevano avuto anche problemi legati alla raccolta dei rifiuti un anno e mezzo fa, sono andato personalmente, abbiamo fatto i sopralluoghi, abbiamo risolto il problema. Ripeto, io l'avrei affrontato in maniera completamente diversa questa storia. Grazie. No, dichiarazione di voto. Non è possibile. C'è qua, per alternare, dichiarazione di voto da questa parte, non ce n'è, prego. Dichiarazione di voto però, eh. Sì, la dichiarazione di voto è assolutamente favorevole. Quello già l'aveva fatto, quindi sì. È già un... No, ma volevo soltanto rispondere... Se è velocissimo. Il vice sindaco, se ha incontrato le persone, sa anche che purtroppo, insisto purtroppo per quella zona, quella strada franata in questi giorni, sa anche che al momento in cui iniziano i lavori, l'isolato praticamente rimane isolato, nel vero senso della parola. Lì praticamente non hanno accesso. Allora, il problema è questo, c'è una strada
che dalla parte bassa di Fosso Grande, lato Pescara, lato Spoltore, c'è un accesso, ma è una strada completamente sterrata, quello che mi dicono i residenti, e se il vice sindaco li ha incontrati, penso che di questo problema bisogna rendersene conto, e loro al momento in cui iniziamo il lavoro, e speriamo che iniziano al più presto, così come è stato detto che c'è la scadenza, diciamo, del termine di assegnazione d'impresa per mercoledì, ma ci sarà un problema oggettivo, nel senso che quel gruppo di famiglie dovrà evacuare, come accederanno di voto, al siamo proprio quindi questo bisogna tenerne conto. Loro, per esempio, argomento che non è neanche di questo, chiedevano per esempio una sistemazione provvisoria di quella strada verso valle. Va bene, questo lo voglio rendere portate conto. Questo problema in discussione o in commissione specifico, dico, no? Perché è interessante, ma visto che era stato preso l'argomento, ho voluto un consiglio, no, perché siccome dice sindaco che stiamo facendo speculazione politica, non è nessuna speculazione politica, lì c'è una contrada che è isolata, ma non è dibattito, non è possibile fra due persone, quindi dichiarazione di voto favorevole. Grazie. Allora, chi è favorevole? Unanimità, siamo d'accordo. No, discutete, appunto, fate una specifica discussione sull'argomento che interessa soprattutto i cittadini. Allora, immediata eseguibilità, stessa votazione, grazie. Dobbiamo fare il punto, siamo al punto numero 5, che è la ratifica numero 219, vero? Variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175. Prego consigliere, prego. No, grazie, aspetta. Presidente, allora anche in questo caso andiamo a fare a votare la ratifica della delibera di giunta, precisamente la 219 del 29/10. Anche in questo caso sono previste delle variazioni di bilancio. Nello specifico si prevede l'aumento del capitolo di spesa per la gestione dei rifiuti, l'aumento del capitolo relativo alla manutenzione dei parchi pubblici e quello relativo alla manutenzione di Palazzo Baldoni, l'aumento del capitolo dei canoni e attraversamenti vari occupazione per le aree demaniali, l'incremento del capitolo della pulizia immobili di pertinenza del Comune, l'aumento del capitolo spese per bogliato vetture, ovviamente parliamo tutti di piccoli importi, l'aumento dell'integrazione del capitolo per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri stradali per 25.000 euro, l'aumento del capitolo spese postali richiesto dall'ufficio protocollo e le spese di relegature richieste dall'ufficio anagrafe e stato civile, l'integrazione del capitolo sia in entrata che nella spesa per 25.000 euro a seguito del riconoscimento di un contributo regionale per l'organizzazione della tappa del campionato italiano di beach volley che si è tenuto a luglio 2021. L'integrazione la costituzione di un capitolo sia in entrata che in spesa per l'importo di 76.732,46 per la prima annualità, a seguito del riconoscimento da parte di un contributo dell'Agenzia per la coesione territoriale. Tale contributo consente l'assunzione di due unità a tempo determinato, ci diceva l'assessore, se ricordo bene, uno verrà preposto al settore amministrativo e uno al settore tecnico, e saranno assunti, ripeto, il contributo è di 76.000 per la prima annualità, poi nei prossimi bilanci verranno stanziate le ulteriori somme che ci verranno riconosciute. Inoltre c'è un adeguamento del capitolo Fondo Funzioni Fondamentali che viene quantificato in 300.265,12 e questa specifica viene fatta a seguito del riparto del saldo dei famosi 1.280.000 che il governo centrale ha ripartito su tutti i comuni.
come vengono, diciamo, coperte queste integrazioni e aumenti? Con la riapplicazione delle quote vincolate che sono confluite nel risultato di amministrazione sempre dell'esercizio precedente, e nello specifico vengono utilizzate anche i residui relativi al completamento della canalizzazione del fosso di scolo di Via Vissola per 45.254,80, l'erogazione del contributo dei fondi inquilini morosi incolpevoli per 12.000, la restituzione del contributo dei centri estivi dell'anno scorso per 153.951 e il consolidamento strutturale di Montesilvano Colle e l'avanzo vincolato dei fondi Masterplan per 50.000 euro. Anche in questo caso abbiamo il visto tecnico e finanziario, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori, e la Commissione il 18 novembre ha votato favorevole a maggioranza. Grazie consigliere Di Felice. Prego, qualcuno? Finanza, consigliere Finanza. Grazie Presidente. Allora, la delibera è articolata in una serie di provvedimenti e la difficoltà che spesso e volentieri un consigliere, soprattutto di opposizione, ha nel svolgere il proprio ruolo è quando l'argomento diventa così ampio da non poter discernere laddove uno potrebbe essere favorevole da laddove uno potrebbe non essere favorevole. Questo è un limite, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, ma io capisco che quando arriviamo a fine anno e il bilancio ormai è esangue su alcuni capitoli, che se riascolto le voci che sono state elencate dalla consigliera Di Felice, alcune delle quali sono delle spese secondo me facilmente preventivabili in sede di bilancio di previsione. Quindi non è che sono straordinarie, manutenzione, canone e manutenzione ricorrono più volte. I canoni e le manutenzioni sono, se sono ordinarie, sono facilmente preventivabili. Ma capisco che nel mese di novembre il bilancio ha bisogno di qualche assestamento. E soprattutto capisco che è difficile fare delibere che hanno posizioni di obbligatorietà e di opportunismo quando magari ci sono trasferimenti di fondo da delibere che sono squisitamente scelte tecniche. Questo ci mette in difficoltà perché ora astenersi o votare contro questa delibera significa anche essere contro su alcuni aspetti invece su cui io sono favorevole. Però siccome non è che vi posso continuare a dire cerchiamo di fare delibere non chilometriche, mi sembra un po' come quando il legislatore, che qualche volta questo guai lo combina, approfitta di un disegno di legge per infilarci una normetta di quelle che nessuno legge, che è stata una frase incidentale, che significa moltissimo e che però nessuno si accorge, basta che lo capiscono chi deve capire. Ora io non è che voglio dire che le delibere le dovremmo distinguere per importanza e per argomenti di natura squisitamente amministrativa da argomenti di natura squisitamente politica in cui la scelta è più importante e più di ampio respiro da parte del Consiglio Comunale. Però tutte queste le ho detto quindi non per segnalare questo, ma soltanto per spiegare le ragioni di un voto che mi dispiace di doverlo esprimere, annunciarlo con un voto di astensione, perché là dentro ci sono cose sulle quali avremmo voluto votare a favore. Questo è soltanto per spiegare, non per rimproverare. Grazie consigliere Finanza. Quindi a questo punto per dichiarazione di voto, prego. Cioè nel senso perché ha fatto la dichiarazione di voto Finanza. Quindi sì, come ha già detto il consigliere Finanza, anche noi vorremmo per alcune parti di questa delibera votare a favore e se possiamo votare per alcune a favore e per alcune no siamo ben disposti a farlo. Purtroppo prevale cioè sembra un fritto misto questa delibera, c'è un po' di tutto, quindi siamo purtroppo costretti a votare no, anche se per molti aspetti avremmo votato in modo affermativo. Grazie. Quindi contrario. Sì, grazie. Però noi siamo
contro, cioè nel senso votiamo contro. Sì, contro. Quello va bene. Sì, sì, no, non perché si erano astenuti, pensavo, invece voi siete contrari, allora astenuti, ci mancherebbe. Chi è favorevole alla delibera? Allora, a posto, sono rimasto un attimo con la mano alzata. Chi è contrario, per cortesia, chi è contrario, Bucci e Straccini? Sei, sì. Bucci e Straccini, giusto? Astedo, Fidanza, Saccone e Di Costanza. E la velina delle... No, la velina nel senso di scrutatrice, ecco. Ma non mi sembra mica una cattiveria, anzi. È positivo, penso. Poi. Perché. Ma vabbè, comunque. Allora ritiro assolutamente quelle cose. La scrutatrice. E immediata eseguibilità, stessa votazione. Va bene, abbiamo. Mi sembra. Prego, dovremmo fare. Presidente, comunico a nome del gruppo di Fratelli d'Italia che abbandoniamo l'aula. È ormai evidente che da mesi esiste un problema politico che il sindaco si è impegnato a risolvere, ma che a tutt'oggi non vede soluzioni. A questo punto Fratelli d'Italia assume una posizione chiara e netta di fronte a tutti i cittadini. Aspettiamo di conoscere da parte del primo cittadino se Fratelli d'Italia è da considerare ancora alleato e se si intende rispettare la parola data più volte davanti alla città. In questi mesi il nostro senso di responsabilità, come oggi, non è mai venuto meno, ma è arrivato il momento che anche altri facciano la propria parte. Di fronte alle numerose scelte che ci troviamo ad affrontare, è giusto sapere se vi è la volontà di ritrovare una maggioranza coesa come quella che gli elettori ci hanno consegnato o se si reputa che di Fratelli d'Italia si possa fare a meno. Grazie. Grazie, grazie. Ah, quella di... Vabbè, grazie, grazie, grazie. Allora... Anche quello, anche quello. Il sottotitolo era quello. Ma perché? Perché? Venite. Sono intelligente. Sono belle donne, ma, cioè guadagnano parecchio, non so capire che non penso. Ma io farei il velone io. No. Ne posso fare perché sono piccolo, oltretutto. Prego. Prego. Grazie Presidente. Ma io prendo atto della posizione politica che è un pezzo di maggioranza numericamente parlando molto importante. Ha preso, che è nell'aria da molti mesi e che genera fibrillazioni all'interno della maggioranza, fibrillazioni che però non sfociano mai nella rottura definitiva, tant'è che nell'ordine del giorno, così come è stato richiesto in modifica, hanno garantito con la presenza i numeri per sostenere i tecnicismi, quindi le ratifiche delle delibere di giunta affinché non scadessero. È un segnale, cioè dire, noi siamo ancora della maggioranza, dateci però quel che ci tocca, quel che vogliamo. Ora però, queste frizioni della maggioranza, io è da tempo che lo dico, noi è da tempo che lo diciamo, o siete in grado di risolverle o dovete dire non siamo in grado di risolverle. Perché questa è una storia che va avanti da un anno e mezzo. Ora è una questione che le richieste
è una questione, purtroppo. Eh sì, però non è un argomento. Certo, ma loro l'hanno fatto per uscire dall'aula. Sì, ma... C'era un motivo. Vabbè, te vieni a. Giusta conclusione. La giusta conclusione, ma io dico la giusta conclusione, io sto cercando di spiegare. Nei che... termini. Ma non c'è un punto all'ordine del giorno, è una questione che è nata. È nata perché c'era un abbandono dell'aula da quella parte. Ma per da una ragione politica, Presidente, sì. Faccia il Presidente. Sì, il Presidente terzo. Sì. C'è una posizione politica e ce n'è un'altra. Ecco, quindi concluda però. No, ma lo devi far dire, no che concluda. Guarda, non è previsto l'intervento nel suo caso, glielo dico io, se lei fa ma così, loro... non è previsto. Io le ho dato la parola. Ma come fanno a prego, pensare... concluda, perché sennò sono costretto a fare diversamente. Non è prevista la che lei intervenga su una cosa che non è all'ordine del giorno. Legga il regolamento e poi vede. Però le sto invitando a concludere nei termini. Ma di quali termini parliamo? Di che termini parliamo? I stiamo parlando di un argomento perché... all'ordine del giorno, no, che ci possiamo. E quindi parlando. Stiamo parlando di un fatto politico nuovo. Deve non mi potete non impedire di parlare di un fatto è politico noto. Nuovo. Non è questo vecchio, è un noto. Modo di fare che questa presidenza, che io ho lamentato sì, tante volte. Però concluda. Ma che perché devo concludere? Io concludo quando ho finito, non quando me lo dice no, lei. No, c'è un regolamento, non è vero. Ma vabbè, lo dice lei. Abbandoniamo l'aula. Grazie. Statevi per i fatti vostri. Grazie. Sì, ma grazie, grazie. Gentilissimo, sia educato però, sia educato perché l'educazione è da parte di tutti, sia educato, io non ho tolto nulla, è lei che sta abbandonando l'aula, io non ho tolto nulla, io ho detto ci sono dei termini e lei deve concludere nei termini, non è assolutamente ogni volta. Non è assolutamente, allora se lei è educato mantenga l'aula, no che va via e si rivolga a tutti in un altro modo. Presidente. Se vuole, lei sta abbandonando l'aula e a me già sembra non una buona educazione politica. Pum primo. Comunque, quindi se lei vuole vuole concludere o vuole abbandonare l'aula? Ah, è la tua facoltà, in entrambi i casi, concludere o abbandonare l'aula, come hanno fatto gli altri. Presidente, punto. Ma lei c'ha le idee confuse. No, lei c'ha le idee confuse, io le ho chiarissime. Ne ha la facoltà. Zitto, io concludo. Prego. Se lei mi interrompe in continuazione, io come è la mia facoltà interrompere, è dal regolamento, quando secondo me non vengono rispettate le leggi. Se adesso lei vuole concludere, ne ha facoltà. Se lei vuole abbandonare l'aula, ha la stessa facoltà. Prego. Cosa posso fare? Me lo dica lei, cosa posso fare? No, posso io parlare? Non dico niente, io gli ho detto che lei può fare quello che vuole. No, continuare non mi pare, il discorso non mi pare. Concludendo nei termini o abbandonare l'aula come hanno fatto gli altri. Lei è abbastanza intelligente e maturo per poterlo capire. Prego. E quindi io, che dobbiamo ancora riesce a stare zitto, Presidente? No, io sto zitto. Sì, ma mi fa parlare. Scusi, io le sto chiedendo, rimane o va via? Ma lo devo dire io, non che mi fa domande. E quello le sto dicendo, rimane o va via? Prego. Sembra che non... si è svegliato male, probabilmente. No. Prego, no, allora no. Continua. Io ero così tranquillo. Prego. Ancora. Ma vuole parlare o no? Prego, vuole parlare. Deve stare zitto, lo vuole capire o no? Ma lei non può minuto. Dire a me che devo stare zitto. Se, cioè, ogni minuto. Se, è la mia... E lo faccia parlare. Ogni secondo. Facci, lei deve stare zitto per forza perché non ha il microfono. Al limite parla Fidanza che gli spetta. Prego Fidanza, prego, silenzio, Stracini, silenzio, silenzio. Prego. Io mi rifiuto di pensare che l'esperienza intesa come anni di appartenenza a questo Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio, non gli sia sufficiente per comprendere che non esistono attività regolamentari che possono regolamentare quando uno deve parlare, per quanto tempo deve parlare, su cosa deve parlare, quando accade un fatto come questo. Non è possibile. Allora, e poi io in fondo sto prendendo la parola per spiegare eventualmente quello che sto per fare, cioè di abbandonare l'aula. Ora l'educazione che lei non mi ascrive
mi impone di prendere la parola, di spiegare politicamente le ragioni. Quindi vuole concludere sull'argomento. Ma io vuole concludere sull'argomento. Ma non le pare che lo sto facendo? Sì, no. Se mi interrompe in continuazione, io avrei finito da 5 minuti. Prego. Avrei finito da molto tempo. Quindi l'educazione che lei non mi ascrive mi impone di spiegare politicamente le ragioni per cui i gruppi, penso anche forse dei 5 Stelle, poi lo diranno loro, ma soprattutto i gruppi del PD, a questo punto abbandona l'aula. E mi dispiace degli altri punti all'ordine del giorno che non trovano lo spazio di cui avrebbero bisogno, perché sono punti che vengono una volta e tornano un'altra volta e tornano un'altra volta ancora, su cui i consiglieri comunali si sono espressi nelle commissioni e hanno già detto cosa pensavano e cosa si sarebbe dovuto fare. Ora noi, abbandonando, non consentiamo che questi punti all'ordine del giorno approdino ad una votazione, ma il fatto politico è così importante e così grave che ci chiama a prendere una decisione. Non le pare che sia un atto dovuto da parte di un gruppo spiegare le ragioni di un abbandono, che non è un capriccio, non è una maleducazione? È solo questa la ragione per cui io le chiedo gentilmente di non interrompermi in continuazione e di farmi finire di parlare. L'ho fatto. E annuncio, dopo aver dato questa spiegazione, che noi abbandoniamo l'aula. Grazie, grazie. Ma con un prego, tono, prego. Deve riaccendere se vuole finire. Con un tono polemico, che non è la prima volta che ci accendiamo reciprocamente, ma io ho sempre detto che il ruolo del Presidente non è un ruolo né di maggioranza né di minoranza. Essendo un ruolo terzo, lei dovrebbe essere contento quando il Consiglio Comunale dibatte, quando parla, quando si scalda, e lo fa con educazione, rispettando i ruoli politici. Invece lei questo ragionamento lo stronca sempre. Va bene, grazie. Sbagliato. Vuole intervenire il... Prego. Io credo che sia palese a tutti che in questa aula ormai non ci sono più i numeri per andare avanti. E oltretutto non se ne sono andati solo i 7, ci sono pochissimi consiglieri. Di conseguenza noi stampelle non le facciamo a nessuno. Di conseguenza andiamo via anche noi. Quindi non ci siete neanche voi però. Va bene, io invito l'appello della segretaria per verificare se c'è un numero legale per proseguire il consiglio. Sì, facciamo l'appello. Gratis, De Vincentis, Amicone, Ballarini, Bucci, Cozzi, D'Aventura, Di Battista, Di Costanzo, Di Felice, Di Ignazio, Di Pasquale, Fidanza, Forconi, Girosante, Manganiello, Maragno, Menè, Palumbo, Panichella, Ruggero, Saccone, Silli, Straccini, Tocco. Presente. 5-6 presenti. Ok, numero legale non c'è, quindi il Consiglio Comunale è sciolto. Grazie, grazie a tutti. Quando se ne va a vero? Quando se ne va a vero? Quando se ne va a vero?